Campese è un'iniziativa su cui la Fondazione Goninelli pone molta attenzione, perché è un progetto per noi fondamentale per l'educazione all'imprenditorialità a partire dai ragazzi e ragazze già dai banchi delle scuole superiori. Il fatto che siano adolescenti è molto interessante, perché la miglior definizione di adolescente che io conosco è quella che dice che l'adolescente è un soggetto che ha un corpo adulto e una mente da bambino, oppure ha una mente adulta in un corpo da bambino. Questa discrasia tra mente e corpo permette di inserirsi, diciamo, in una fase molto sensibile che non si manifesterà più per tutto il resto dell'esistenza. Ecco, in questa perfetta situazione introdurre una tempesta mi sembra un modo molto positivo di allevare i propri giovani. Partecipare al Giardino delle Imprese è stata un'esperienza molto formativa. Abbiamo la possibilità di lavorare sulla pratica. Ovviamente ti mette già sul mondo del lavoro e quindi ovviamente sei già un passo avanti. Abbiamo potuto incontrare grandi esperti in materie molto diverse tra di loro. Ti insegna ad avere una visione più ampia anche di quello che ci gira attorno. È un imparare diverso da quello a cui noi siamo abituati. Davvero, è un'esperienza fantastica. Quest'anno il tema del Giardino delle Imprese, diciamo il contesto culturale di riferimento in cui abbiamo incanalato questa sfida per i ragazzi, è il tema della sostenibilità. È un tema assolutamente attuale perché quella che io chiamo sempre la terza rivoluzione industriale, cioè questa transizione che abbiamo tra il combustibile fossile verso le energie rinnovabili, ci porterà inevitabilmente a dover diventare più efficienti. Quindi per poter essere più efficienti abbiamo bisogno di tecnologia da una parte, ma dall'altra parte dobbiamo imparare anche con gli stili di vita a sprecare meno. Quindi diciamo un po' dove proviamo a spingere i ragazzi a studiare, diciamo, le nuove idee imprenditoriali è quello di creare valore, cioè prodotti che abbiano un valore aggiunto, che siano interessanti. Abbiamo pensato a un bidone intelligente. Un sito web in cui i ristoranti e i clienti si iscrivono. Noi stiamo progettando un kit per trasformare un qualunque ombrellone in un ombrellone solare. Partire da uno scarto, quindi mozziconi di sigaretta, e produrre un prodotto commerciabile. Andare a raccogliere gli scarti della frutta e della verdura per crearne dei colori non tossici per i bambini. Utilizzare le brioche dei bar che non sono state mangiate nella giornata per fare delle tazzine da caffè. Noi fondamentalmente cerchiamo di trasmettere un messaggio di cosa, quali sono gli elementi, le forze caratteristiche che propulsive per un imprenditore. Per fare un'impresa ci vuole creatività. Devi avere della passione, lavoro di gruppo, creatività, intuizione. Qui penso che sia molto importante fare impresa nel modo giusto oggi.